Buongiorno ragazzi, buon pomeriggio, come sempre inizio a parlare subito a tutti quelli che vedranno questa live indiferita. Come vedete sono in ottima compagnia del buon Aldo Ricci, perché oggi si parla di videomaking. E come dico sempre, io sono un videomaker abusivo, nel senso che mi sono avvicinato alle riprese video per necessità per portare contenuti su YouTube. Mentre il buon Aldo Ricci, è, insomma Deus Ex Machina Dietro, Nikon Master Director, Deus Ex Machina Dietro Triper... Insomma, Aldo, presentati. Ciao a tutti, ragazzi. Sono Aldo Ricci, sono un videomaker, ma anche il direttore di produzione, nonché co-founder di Taper.com. E oggi sono curioso, insieme a voi e anche a Gianluca, di vedere che cosa tira fuori Sony. Anche se qualcosa si è già visto. Qualcosa si è già visto. Come ho fatto sulla storia su Instagram, è la, diciamo, il prodotto più leakato della storia, cioè perché alla faccia dei leak si sa tutto, si sa il nome del prodotto, si sa praticamente le caratteristiche, il prezzo, infatti vedete, vi faccio intravedere che stiamo per andare in... A seguire, scusate, sbamf, ecco, a seguire, vedete la presentazione, questa nuova Cinema Line e fa vedere questa lucina qui, New Alpha, vedete il mio mouse, ma chissà quale sarà questa New Alpha. Lo sanno tutti, manca pochissimo e ho premiare da tre minuti. Diteci subito se ci sentite e ci vedete bene, che è ovviamente la cosa più importante. C'erano in parecchi già collegati. Ancora prima di iniziare la live, c'era Western Spaghetti che dice: Bocci, ti prego, dici che non è il caso di comprarne un'altra. Io l'ho letta prima. <ride> sì, allora c'è da dire una cosa sull'Alfa 1 mi scuso ragazzi, io ho avuto un calo di entusiasmo sull'annuncio dell'Alfa 1, il che non vuol dire che secondo me l'Alfa 1 è una macchina che fa schifo, semplicemente quando tutti dicono ah qualcosa di never seen mi aspettavo davvero da parte di Sony di qualcosa di mai visto una macchina modulare, una macchina medio formato, qualcosa di nuovo, non l'ennesima volta in cui hanno alzato l'asticella di parecchio. È una macchina che fa praticamente da spartiacque con tutto quello che offre, però è l'ennesimo alzare l'asticella. Tra due anni uscirà la nuova Mirai e che faranno ancora più altre prestazioni, quindi per me niente di never seen. Cosa ne pensi Aldo della nuova Alfa 1? Eh, allora, sono curioso di provarla perché mi preferisco non giudicare mai solo su carta o fotografia e quindi la, la reputo interessante ma uh, mi piacerebbe provarla. Ovvio che, come dici tu, è un uh, voler ostentare ecco, uh, la forza, per carità, questo uh, niente da dire perché hanno tutta la forza e la capacità di poterlo fare, Uh, però c'è da dire che magari ecco si, si, non sempre poi ostentare tutta questa forza uh, ripaga o magari serve, perché non è detto che poi effettivamente tutta quella, fo tutta quella forza, quella prestazione uh, è necessaria o serve, a quel costo poi, eh, perché comunque ha un costo. Giustamente il costo poi è una cosa importante, eh. molti dicevano ma perché comprarsi un Alfa 1, Oppure non è meglio comprarsi una A7R4 e una 7S3 perché riesci a prenderti queste due fotocamere con lo stesso prezzo dell'Alpha 1 e ti trovi una bomba in ambito fotografico e una super bomba sempre in discorso video. Mi raccomando, ragazzi: manca poco alla diretta che andremo quindi a commentare e a regire. Diteci se ci sentite e ci vedete bene. Alessandro Cianciano, buongiorno. Con l'avvento dei moderni smartphone, penso che nel fondo di Cipro anche la casalinga di Voghera, questa famosa mossa casalinga potrebbe fare ottimi video a livello però chiaramente altro discorso tu ne pensi Aldo e eh, allora eh, in parte è vero perché è vero che oggi con eh, i, i moderni smartphone io ho un iPhone 12 pro e è vero che potremmo girare ottimi video eh, ma come dice anche Alessandro sul livello professionale ovviamente è un'altra cosa però quella camera che, di, di cui parliamo ovviamente è una camera pensata per l'uso professionale. Non me lo vedo un amatore che si fa le riprese in vacanza con un Alfa 1, ecco, poi tutto può succedere, però è un po' più complicato. Quindi sì, vero, eh, con lo smartphone si possono fare grandi cose, ma è ancora molto limitato. A meno che, come abbiamo visto, anche la Apple fa, lancia ogni tanto spot eh, fatti con l'iPhone. E attrezzata bene potrebbe essere interessante per fare qualche gioco di stile insomma provare a fare delle cose delle cose diverse Quello, sicuramente è vero che proprio oggi un mio vecchio amico Alessandro mi chiedeva di consigliargli una soluzione più semplice rispetto alla sua Canon EOS SD se mi male e attenzione che sta partendo intanto vi dico questa cosa qui ecco In qui controllo c è. C è. Devo abbassare il volume che se no mi assorda me in cuffia mentre voi non dovreste sentirlo, perfetto. Vi dicevo: mi diceva questo amico: vorrebbe la soluzione più semplice della Canon EOS 6D però, praticamente avendo la stessa capacità di uno smartphone, io ho risposto: Alessandro, continua a utilizzare lo smartphone. Cioè, se voglio fare una ripresa e appena finito a mandarla subito online quindi per condividere. Eh, come storia su Instagram, come video su TikTok e via dicendo, lo smartphone è imbattibile. Quando prendo in mano un fotocamera e videocamera, è una produzione, cioè vuoi produrre qualcosa di fatto davvero bene. Poi proseguiamo con gran chiasso, mentre siamo un minuto e 15 al lancio ufficiale, e quindi è un video sull'FX3 Serie Cine i Sony. Sì, esatto. Sappiamo quasi tutto, vediamo se i leak eh, sono effettivamente giusti oppure no, ma di solito quando sono così sfacciati è la stessa casa madre che li tira fuori l'Alfa 1 ha anche dimostrato questo che quando vogliono i leaks non esistono cioè per l'Alfa 1 non è uscito nulla assolutamente nulla mentre come mai per tutte le altre fotocamere esce tutto come il caso dell'FX3 è una scelta dell'azienda quando vogliono e non vogliono far uscire sei d'accordo Aldo? sì sì, sì ass assolutamente sì perché quando non tirano fuori qualcosa è perché non vogliono voglio svelare niente. Ma in questo caso era un ti lancio degli indizi, così già sapete, vi incuriosisco per vedere. Esatto, esatto. Lancio l'esca, esatto. Ma giustamente, quindi, tenere sì. alto l'hype quindi l'entusiasmo, specialmente per noi un po' nerd, un po' chic, è giustissimo. Quindi ci sta. Ma... Devo dire, comunque, devo di ammettere, che il lancio, questo Never seen, Contro rovescio intanto di Alfa 1 ha funzionato, ha attirato l'attenzione di tutti, purtroppo anche da delusione. Tanto qui sta partendo, ve lo metto in modalità cinema, che così è più largo. Lo vedete, ci sono 2600 spettatori di là e vediamo questa cinema line. Vediamo eh, se ci sono i sottotitoli da attivare. Ok, è iniziata una nuova era. Io faccio il doppiaggio. I storyteller possono finalmente dare sfogo a passione e creatività e realizzare immagini mozzafiato in grado di fare breccia nel cuore delle persone. Poi Aldo mi chiamerà per fare qualche doppiaggio. Questo è vero. Esatto. È bellissimo comunque Aldo, anche, vedo anche su Clubhouse, la terminologia vostra, il potere dell'espressione cinematografica. Pausa. Okay, belle riprese, è un design allora, in grado so, di trasformare quello, la visione creativa in realtà, si concentra, vedete l'ergonomia, ok, sono finalmente nelle tue mani, display orientabili, da sfogo alla tua passione e balla, no scusate, in qualsiasi momento e luogo, new cinematic freedom, no libertà cinematografica, ok, in inglese proprio per dummies, un po'. ah c'ha delle lucine notturne ah, 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 figo, questa, cosa, questa cosa mi piace tanto ha questa delle lucine molto fighe bravi su questa cosa molto bene FX3 questa sì. è una cosa che dai tempi dell'Olympus a me proprio faceva mi piacevano le macchine con i tasti retroilluminati che si Ma trovano su pochissimi az... modelli tipo eh, di 6 quindi le ammiraglie oppure la Pentax lo fa sulle sue macchine Vediamo un po' cos'altro ci dicono. Ok, disegnata per eh, un confortevole riprese confortevoli e c'è il maniglione sopra rimovibile. Sembra con eh, attacchi ma per i microfono dietro, però eh. Come? sembra un semaforo visto da dietro, <ride> ok, espantività e vi... priorità per le creature contenute. Beh, comunque, le lucine sono fighe. Vorrei capire quella lucina rossa vicino al display? Se è soltanto Recon corner cinema line la FX3 adesso spereranno le caratteristiche spero, vediamo Cinematic eh, l'obiettivo dei creatori è, è creare un contenuto immersivo che trascini il pubblico all'interno, e eh, me lo sono perso vuoi trascinare, da un'idea forte proprio allora, CineTorn no, okay. ci qui Aldo devi commentare tu assolutamente sì, e questa è una, è una figata, questa è molto molto interessante soprattutto per chi poi fa color grading uh, sul file, Questo è molto interessante, cioè, guardiamo la differenza sì. tanta roba molto bene questo la scienza del colore è condivisa con tutte le, le la linea cinema di Sony questa sì. è, è ovviamente dedicata alla post-produzione molto bene le varie loot, ok, okay flessibilità durante il grading con S-Log3 e S-Gamut3 Cine quindi tutto il loot 3 LUT, si dice LUT non LUT, non diciamo LUT perché siamo italiani perdono eh, se no <ride> ma io dico LUT ecco, così. però si dice LUT Full frame bokeh con cilindro express, un'altra prospettiva ok, c'è una grafica, la capacità di fare risaltare, molto bene. Allora, però il bokeh, quello dipende di eh sì, che buche, ci mette avanti. Eh, certo. Però, ovviamente, sensore full frame Assicura sicuramente un'ospettiva efficace, questo ovviamente. 15 stop o più di gamma dinamica. Molto bene. E, è tanta roba, 15 stop comunque. Non ci stiamo inventando niente, c'è sempre l'S3 comunque, quindi effettivamente l'idea è che sia un S3 un po' più sforacchiata sul corpo o una scusa sia sì, 7 S3, ho detto bene infatti perché il sensore immagine è un full frame è retroilluminato quindi dovrebbe lavorare benissimo anche ad alte sensibilità a meno vedere vedere anche queste riprese qui ecco questa cosa del fa anche 15. slow motion 400 9600 ISO eh. e stiamo guardando un 51.2 e un 204.8 Oddio, questa è sacerata. Vabbè, a me non piace, mm. comunque, 120 frame per secondo a 4K, non abbiamo l'8K, che... però, insomma. come dicevamo su Clubhouse. Io non butterei via un 4K assolutamente no, questo è perfetto, come tipo per eh, uno che fa video su YouTube, basta se il full HD con il 4K, puoi anche andare a ritagliare o fare qualche movimento dopo. Basta. E ti fa vedere qui. sì secondo me essere la luce di stazione quella lignetta che si. Sì, anche qui. perché c'è il rack anche sul monitor come la Panasonic S1H. Mi sa che c'ha sì. il bordo illuminato, vero? No, c'è la lucina. Basta, ah, sì proprio sul S1H fa la cornice sul, sul, sì, sul sì, monitor sì, sul display. Quindi. Ok, c'è l'impugnatura. Non si capisce se è solo per microfoni o anche con controlli. Mi piace che non è solo sulla slitta flash, ma si avvita. Sì. Attacchi a video, questo è molto bene di non va a forzare e stressare la settembre, esatto. quello che dicevi tu ieri. Sì. Ah, si può mettere ah, a, non se un SSD disco esterno, non mi dire SSD Quindi, E sembra, sembra proprio di sì. I suoi dischi esterni. Non è detto che dice della videocamera. Non c'è neanche bisogno di comprarti uno small rig. Insomma, un rig qualsiasi esterno stabilizzazione dell'immagine attiva. C'era sì. sì. Ti hanno messo pure lo stabilizzatore molto bene Saranno, sarà felice DJI <ride> non tantissimo e c'è anche questo catalyst che mi hanno detto Chi l'ha provato, purtroppo non ho avuto la possibilità di provare fotocamera con questo catalist. che è qualcosa di cioè, spaventoso è il, voglio... credo che sia il futuro magari fa storcere un po' il naso ma il giroscopio memorizza tutti i movimenti e poi tu puoi in prostituzione esatto. per ritagliare assecondando quella recità del giroscopio e qualche volta fa paura. La messa a fuoco anche qui che sembra ottima. Allora, la visione ottica, ok. Non abusiamo dell'autofocus però. L'autofocus comunque tiene il 94% in verticale, il 95% in orizzontale, tanta roba, comunque. Molto bene, Molto bene. In realtà, mi dico che la Slim Dogs sì, ma l'aveva già detto Cane Secco che lui ha iniziato una collaborazione insieme con Sony. Ma secondo me, anche Simone, cioè dovrebbe uscire quel video perché è ancora prima dei Slim Dogs, sono praticamente è ambassador di Sony. Quella di cornice sul display mi piace tantissimo. Il fatto ecco, di avere è una cosa che mi manca su tante camere ma Manca a me sulla mia Panasonic GH5S. Eh, che... esatto, esatto, esatto. Se io da lontano guardo sullo schermo il pallino e basta, e lo aggiungo col firmware perché il bond è sempre Panasonic. Poi, vabbè, le velocità di transizione autofocus utilissimo. Questo quando vuoi fare qualche ripresa con una scelta sì, esatto, di transizione eh, molto bene. Molto bene. E questo di a fuoco manuale, ok ok. Quindi dice un attimo, adesso voglio l'autofocus per seguire mentre prima no, perché non volevo che le persone che passavano avanti mi andassero a dare fastidio. Belle possibilità creative, effettivamente. Mi piace tantissimo il fatto di avere gli attacchi direttamente sulla, sul corpo macchina senza doverla sì. rigare. Comunque, mamma mia, c'è ragione, è una 7S3 effettivamente. Forse un po' più cicciotta. In teoria meno, perché effettivamente hanno tolto il mirino elettronico, quindi forse... Non... Allora, a me posso dire che poi una cosa estetica, questa finitura eh, grigio che contrasta con... Sì, mi piace. Mi e piace. Le mi piace. Sì, Tutte quelle filettature mi fanno impazzire a me, sono fantastiche. Questa cosa strana, lì... c'è un joystick sopra, hai visto? Eh, adesso ho cambiato di c'è una cosa poi molto da macchine cinema, questi tasti funzionano ah, eh, eh sì, eh sì, proprio eh sì. sparsi, vedi, enumerati. Questi leddini, guarda... La, eh, la, la, eh, light, okay. la prenderò soltanto per le luci. E poi, rapidamente, stavi una cicciotta. Allora, secondo me, allora, sulle foto, se lo qui, ci stanno delle aperture, non so se ne parlano tra poco. Eh sì, per, per, probabilmente per l'aria. La, esatto. Per il Infatti, eh sì, dice, eh, questo, 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 guarda, eh, ecco, guarda. Ci ha strappato ecco. le mutande. Infatti... È possibile restare in formato 4K 60P in maniera continua senza doversi preoccupare dello spegnimento termico. E esatto. questo era un, forse un occhiolino a un altro brand. E <ride> la Lega di magnesio utilizzata nel tratto della videocamera e nella cover esterna, perfetto. Quindi... Prendendo sì, robusta e sì. leggera allo stesso tempo. Beh, comunque, l'S1H ha fatto scuola in quello. Cioè, la dissipazione attiva comunque è banale ma funziona. È, stato, è stata progettata per essere estenda a polvere umidità per l'utilizzo in ambienti difficili giusto? mi sembra giusto doppio slot per schede di memoria con centro di backup per gestione relay e qui parte l'applauso bravi, bravi. Sì. perché puoi utilizzare dei, sono comunque non uno slot di un tipo uno slot di un altro sono entrambi i due slot ah, accettano ah, i ah, ah, due tipi -dmi, hdmi ah, dimensione piena quindi senza le mini che io detesto mini o micro HDMI grande, molto molto interessante è possibile anche controllare una remoto con l'app sono... ottima, questa è una... mi piace pure a me tipo oh, perché no? mi faccio eh, i sì. video da solo io effettivamente adoro la Panasonic perché c'ha l'app di gestione sullo smartphone che è fatta molto bene comunque la maniglia guarda io che sono un vecchio possessore di, di C100 la trovo comodissima in alcune situazioni, soprattutto quella che ti permette di avere anche la gestione dell'audio quindi XLR anche se non c'è a capire troppo. ancora se ha dei controlli su quella mania, o se è soltanto appunto per l'interfaccia audio punto a capo. Ci dice nient'altro e è finita la premiere. Ah vabbè, riassuntino quindi le quattro fotocamere, la più ciccina, è notevole il salto di dimensioni, a parte ci hanno messo anche ottiche importanti, però sì. rispetto all'FX6 è un terzo almeno messo in questo senso. Mi piace, cacchio. E se lo dico io... Vabbè, fanno vedere che poi se vuoi esagerare, ovviamente, quando lavori puoi metterci tutto quello che ti serve. Poi infatti, adesso appena finita la presentazione, discutiamo di quello insieme con Aldo. Il rapporto con l'ergonomia. Ma qui stanno facendo vedere però tutta la serie cinema, perché non è soltanto l'FX3. Cinema Line per tutti i creatori che se c'era Luca Dondossola, chi lo segue, non so, Nerd Podcast, c'è la voce sexy, la voce calda. Sa che abbiamo finito la presentazione? Sì, infatti, quindi adesso lascio un po' la parola ad Aldo, metto anzi in primo piano, mentre ringrazio rapidamente a Luca, aspetta, questo c'è due... Grazie Luca per ci sta offrendo il caffè, un tempo le pause caffè erano più tipiche di Aldo e lascio un attimo la parola a Aldo, intanto io vado a cercare l'annuncio ufficiale, dovrebbe eh, però... per arrivare via esatto. mail con il prezzo ufficiale. Esatto, esatto, il prezzo... È... Allora, io uh, devo dire che sono molto curioso di mh, toccarla con mano, uh, sia per capire l'ergonomia e il grip che ha la macchina, meno, esteticamente mi sembra... Uh, la, la vedo quasi ruvida, cioè nel senso a, a, al tatto sembra quasi uh, avere un grip uh, su tutta la camera, quel grigio così secondo me è molto figo, ma la cosa che mi piace molto è innanzitutto il fatto di avere quel, le luci rosse che io, vabbè ovviamente scherzavo, ma la vedo una cosa molto interessante che manca su tante uh, ibride, perché ovviamente sono ibride. Uh, questa, ovviamente, pensata per il video, ovviamente è stato pensato tutto per il video. Anche quell'aspetto che uh, sembra una cavolata. Ma molto spesso anche a me capita che sto facendo un video e non ho la certezza, magari di aver messo e vado a ricontrollare, e voi mi potreste dire: eh vabbè, eh, controlla prima e poi fa la rimpia, giusto? Ma magari in alcune situazioni dove sei veloce, devi fare, devi inseguire, mm -hmm. che ne so, una, una macchina in mezzo alla neve. E ti devi andare a posizionare per rifare la ripresa eh, avere quelle luci rosse che ti danno, che ti segnalano che sei effettivamente il REC. Secondo me è molto interessante. Altra cosa molto interessante. Eh, tra l'altro, vedo l'impugnatura la, la, molto pronunciata, quindi potrebbe essere comoda anche per me che ho le mani grandi. Cioè, guardate, rispetto a una C100, la, la mia mano comunque è grande. Quindi, questa secondo me potrebbe essere una bella impugnatura. E soprattutto vedo molto, 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 molto interessante il fatto di avere le filettature che, eh, ovviamente, su, sulle mirrorless che siamo abituati a utilizzare, non ci sono. E questo, vediamo quanti ce ne sono di filettature, Ci sono le tre superiori, vediamo se ce ne sono altre. C'è la laterale sinistra la laterale destra perché l'abbiamo visto e chissà nella parte bassa se ci sono Sto cercando anche una cartella stampa. Eh ok, almeno vediamo se ci sono altre. Un attimo sulla schermata per dirvi che su DP Review hanno annunciato per adesso soltanto quello che è il prezzo americano di 3.899 euro, cioè dire che è identico a quello che era di Rumors, quindi nel solito l'X sfacciati, quindi dovrebbe essere in Italia sui 3.900 euro, cioè come al solito conversione euro-dollaro rimane abbastanza. Ma invece quanto che stava l'Alfa 1? 7.000 passa. Ok, ok. Mi è arrivato comunicato un ufficiale di Sony Italia in cui dice soltanto disponibilità, la nuova videocamera sarà disponibile da marzo 2021, comunque molto vicino, cioè è un prodotto proprio cotto e mangiato, sembra almeno come sensazione. Comunque, nell'attesa effettivamente che arrivino più notizie, torno sul più stretto, c'è questa cosa che volevo parlare con Aldo, perché io vi ho chiesto anche prima di fare questa live... Questa è una fotocamera. Per me l'impugnatura così è comoda perché normalmente se io faccio foto la porto al volto e quindi la posizione del polso per me è naturale in questo modo perché il polso è dritto rilassato. Ma se io sto facendo un video e porto quindi il braccio in avanti, il polso non è più così rilassato, prima era più rilassato se il polso invece stesse messo in quest'altro modo, rimanendo dritto anche in altro. Infatti le vecchie Handicam avevano l'impugnatura di lato, oppure come quella che hai fatto vedere tu, o come la maniglia Gentile FX3, andando a impugnare in questo modo di sopra. In realtà la C100 aveva la doppia scelta, quindi o tramite l'impugnatura, quindi la parte, il maniglione vero e proprio, sì. quindi che era pensato per avere proprio l'impugnatura classica oppure era stato pensato per avere impugnatura di una macchina fotografica, per questa è una bella impugnatura grossa che ti permetteva, insomma, di utilizzarla in questa maniera senza avere Ma sbaglio quell'impugnatura può ruotare. Questa può ruotare e il vantaggio è proprio questo, poi tra l'altro l'hanno migliorata con il C C200, C300, è stata migliorata, questa la puoi girare e utilizzare praticamente come vuoi. Quindi come preferisci la giri e la utilizzi. Ok, ti ho perso un attimo l'audio. Quel fatto di poter girare in pugnatura, secondo me, quello fa davvero la differenza. aumenta meno nell'economia, sì, 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 tanto tanto. Mentre sulla C70 che tu hai provato, mi raccomando, iscrivetevi al canale di Aldo. Trovate il link qui sotto, trovate la sua prima prova. Lì appunto è un form factor da fotocamera. In sì, lì è, praticamente io l'ho paragonata a una 1DC, alla 1DX, a 1DC sì, sì. la 1DC era la 1DX della Cinema EOS, e praticamente era quella. Cicciotta, perché ovviamente hanno fatto spazio a tante altre cose, eh, però sì, l'ergonomia è praticamente una, una macchina fotografica con però tutti quei vantaggi che sono uh, dedicati al professionista che fa video. Quindi filtro ND, ah, filtro ND, non ne hanno parlato, quindi non ci sono. Ma qui ti farei infatti anche una domanda: ma questi filtri di interati che tutti dicono faccia differenza è per un discorso di praticità, perché se uno effettivamente c'è l'ha davanti il portafisco. Sì, guarda, semplice. Questa è la C100, che è una camera che sì. ha boh, forse 8 anni, 7 anni, non lo so. Ti metti qui erano eh, analogici, qui andavano girati con la ghiera, quindi qui c'era la staghiera che girava sì. e metteva i filtri. Secondo me è un vantaggio perché eviti di dover mettere il filtro su l'ottica, okay. Quindi sei più veloce. Uh, questo poi ovviamente dipende dal tipo di lavoro che fai perché se, fai, uh, se devi girare uno spot dove devi girare sei scene al giorno ti puoi permettere di montare il filtro sull'ottica non è un problema però magari io mi immagino il matrimonialista che comunque è una bella fetta del mercato video italiano um, beh, quello se ha la possibilità di utilizzare i filtri ND non perde tempo, non deve comprare 200 filtri oppure un filtro con tanti adattatori Uh, comunque non vai a mettere un'altra cosa davanti all'ottica, perché poi magari il filtro, se non lo compri, buono, hai sempre quel vetro davanti che ti potrebbe andare a creare artefatti, comunque ti va a rovinare l'immagine. Casa madre ti dà la possibilità di avere dei filtri. Io sono assolutamente felicissimo quando utilizzo camere con i filtri a bordo. Ma assolutamente. E mi dispiace che questa non ce l'ha, ma ovviamente, secondo me, è anche una questione di, di prezzo e di mh, mercato. Che poi va a prendere. Comunque, bello il commento di A. che dice: Ogni lancio di una nuova videocamera capisco quando sia sbagliata la mia passione. Attenzione, ragazzi, alla scimmia: che la scimmia può colpire. Però vedo una bella discussione. Comunque, vi chiedo intanto, voi dite nei commenti, eh, effettivamente. Qual è l'ergonomia che cercate in una videocamera? L'altro giorno vedevo il video di Mario Palladino, cercate, iscrivetevi anche al suo canale, che lui sulla Blackmagic effettivamente Dice: Ok, ho qui l'impugnatura a destra, ma che succede nelle riprese video sbilanciate? Che ha fatto lui la rigata e ha messo una seconda impugnatura in modo da avere due prese per le mani e gestirla meglio. Ditemi secondo voi qual è l'ergonomia, quanti di voi sono videomaker con cui vi trovate bene? Per me come fotografo ovviamente questa è quella meglio perché per me la seconda mano è sotto in appoggio e il terzo punto di appoggio, uno, due, ed è il volto. Nella fotografia utilizzare il mirino è fondamentale, chi fotografa col display si perde un punto di stabilizzazione. Ma noi intanto, andiamo a vedere la discussione su ma perché mai scegliere questa? Sulla 7s3, perché effettivamente il ragionamento è legittimo: molto simili, caratteristiche molto simili, prestazioni abbiamo visto comunque simili, quindi a parte il fatto di avere la dissipazione di calore, i forellini per andarla a rigare, l'impugnatura XLR e il mirino in meno sono molto simili. Se te Aldo non ti chiedesse cosa mi consigli, Aldo, la 7s3 o la fx3, tu che gli dici? Allora, secondo me dipende molto da. Cosa poi uno deve farci col, con la camera? Perché comunque è quello che poi fa la differenza tra uh, il prodotto e ciò che deve fare Mario, che deve fare Antonio, che deve fare Pasquale. Quindi bisogna trovare l'ergonomia più giusta e eh, il tipo di camera più giusta per quello che deve fare ognuno di noi. Uh, non dobbiamo seguire il mercato e basta, ma dobbiamo uh, trovare il mezzo migliore per quello che facciamo noi. Uh, io tra le due. Così sulla carta, senza averle provate né una né l'altra, io prenderei la FX3 per tutti quei vantaggi dedicati al mondo video. Quindi, per me, che faccio video eh, e vivo di video, ho un'azienda che fa video. Eh, secondo me è il prodotto più indicato. però ripeto, senza averli provati, quindi, comunque, stiamo parlando per adesso soltanto di, di numeri eh, e per quello che possiamo vedere. Sono curioso di, di provarla, questa FX3 devo essere sincero, sono veramente molto curioso di toccarla con mano. Ah, secondo me sarebbe bello, Sony, se ci stai ascoltando, fornire a me una 7S3, ad Aldo una FX3 e farci fare un lavoro insieme, spalla a spalla, rispettando le istanze che sappiamo dato il periodo, e vedere, confrontare i risultati. Insieme, eh, allora per me effettivamente una cosa che mi è sempre dato fastidio è che tutti dicono: Ah, ti compri la 7S3 per fare video io che sono un fotografo e un fortissimo sapete ovvio appassionato di fotografia io mi comprerei la 7s3 per farci soprattutto foto che per me 12 megapixel ci ho fatto anche più di un video ci stampi un 3045 che voglio vedere quanti di voi stampano tutti i giorni un 3045 quindi proprio per me sarebbe questo il bivio sony non ha fatto come l'alfa 1 una cosa che costa tanto costa uguale e quindi decido il mio ambito prevalente qual è la fotografia o il video se prevalente la fotografia ti fa la 7s3 se il video, come dice Aldo, ti fai lfx 3 poi giustamente Western dice sempre, comunque tanta roba sì, la Sony non so eh, Aldo lavora per Nikon, quindi spero non se la prende, però un tempo c'era questo duopolio di Nikon e Canon che insomma erano loro i mattatori ultimamente i mattatori sembrano più Sony e Fujifilm cioè propongono cose che soprattutto a livello di cuoricini, di appassionati di fotografia e di videomaking tira su tanto Adesso non so se, quando c'è gente che ti scrive Aldo, quali sono i marchi su cui ti vengono più a bussare. Beh, allora guarda, io lavoro ehm, oh, beh, ho avuto Canon la settimana scorsa con la C70. Tra l'altro, con Canon ho una collaborazione eh, che va e viene perché ho provato quasi per un anno la C200 appena uscita. L'anno scorso ho provato la C500. Eh, la camera che mi sta riprendendo lì è la XT3 che uso sempre, fissa sulla mia scrivania. Uso tanto la XT4, la S10, la S10 uso la GFX 100 per la, la parte fotografica quando faccio fotografie di Automotive uh, ma uso tanto anche Nikon Z6, Z5, Z7, Z50 uh, meno Sony devo essere onesto all'epoca la pasta non mi piaceva la pasta uh, che ne usciva fuori e quindi non, non l'ho mai presa in considerazione uh, ma questa devo essere sincero mi fa mi piace. Cioè il, la vedo più una camera per come lavoro io, per esempio tutte quelle filettature, eh, io faccio tanto automotive, eh, sì. io come Aldo Ricci, perché poi come Treble facciamo di tutto ciò che eh, è produzione video che va online, eh, ma io come, come, proprio come Aldo Ricci e la mia crew facciamo tanto automotive, e ecco, nei prossimi giorni, l'ho svelato ieri a Gianluca durante un, sì. uh, un test che faremo un video... Uh, con delle Lamborghini non vi dico altro, poi vi farò vedere un po' di cose e per esempio questa, con tutte quelle filettature, io uso tanto utilizzare uh, rig ventose per creare dei punti di vista particolari, quindi che ne so, andare a riprendere uh, andare a riprendere, che ne so il, il, la pinza freno della macchina, lì il vantaggio è che non devo mettere un rig esterno quindi mi dispiace per chi per esempio, che creano rig, ma qui non lo vedo utile perché ha già una marea di filettature quindi posso andare a mettere tre punti attacco con tre ventose questo esatto, questo. esatto. esatto Allora questa no, Dai. perché reggerà se no una. Vabbè, io un po Vabbè in realtà non è vero, eh, perché Vento. io ho fatto video pazzi anche con ventose economiche. Eh. Però sì, quella filettatura è, secondo me, è una genialata. Sì. È una genialata perché effettivamente Però è la... quello è. Le luci rosse eh, che ti danno la possibilità di vedere se sta registrando e il fatto di avere il raffreddamento. Secondo me bastano per dire OK, la, la provo e se mi piace la compro. Cioè, per esempio, io mi immagino uno scenario potrebbe essere uno che fa delle riprese a un evento. Potrebbe essere, non so, un convegno. E dice, OK, io metto 3 o quattro fotocamere distribuite. magari da remoto le controllo. però magari se le ho a vista a colpo d'occhio, vedo subito. Sta registrando, sta registrando, sta registrando, sta registrando. Quindi effettivamente è una cosa figa. Intanto Luca Stavici dice: Ciao Aldo, grazie a Gianluca. Non è facile tirare Aldo su YouTube, ragazzi. Mi dite, Aldo ha il suo canale YouTube, link qui sotto, correte a iscrivervi. E dice sempre: È sempre super impegnato, è un piacere vederlo. So che lo di conoscere da lui il confronto con la C70, giusto, visto che è l'unico che quando accensione le macchine le prova realmente. aspetta, ragazzi, macchine. Le provo anch'io e anche Aldo. Anzi, poi devo ringraziarti che l'ultima prova di Nikon è tutto merito tuo che sono venuto a prendere letteralmente la tua. Sì, per la C70 abbiamo girato proprio un video perché eh, preferisco um, provarla effettivamente poi realizzando qualcosa di concreto perché lì capisce se effettivamente i tasti sono a portata di mano, se il menu è facile, se poi, eh, che ne so, è veloce spostarla da un accessorio a un altro, se l'audio risponde bene, se è facile gestire la ripresa senza utilizzare monitor esterni, perché poi sì, si possono aggiungere monitor, si può aggiungere tanta roba, però eh, tipo una C70, se io lo, lo decido di comprarla, la uso così com'è, perché è pensata per essere utilizzata così, così com'è. Ecco, qui la batteria, chissà che, che batteria usa le, le classiche. Quelle no, lo dalle... no, è arrivato intanto un altro comunicato, no, niente della Per adesso okay. ancora niente ufficiale. Intanto Mobile. che se sbaglio che loro hanno un canale YouTube che parlano di video, dice impegnare la seconda mano per tenere la macchina è un problema per il film Run and gun. Questi termini che sto cercando di imparare. È mentre... vero cammina e riprendi potrebbe essere, che non potrebbe più focaggiare, però lì appunto ti affidi all'autofocus della macchina, oppure sempre sentivo dire il mitico Mario Palladino, cioè che metti a fuoco effettivamente a, a distanza, cioè tu sai che il tuo punto di fuoco è a due metri da te, cerchi di seguire il soggetto sempre eh sì, alla stessa sì. distanza, eh sì. al che avere un'impugnatura in cui tu non pensi più alla macchina, ma tieni sempre d'occhio il soggetto in modo da spostarti in maniera uniforme con lui, penso che sia fondamentale che che ha iniziato a fare video con uh, 5D Mark II un po' tutti quelli che nel mio periodo hanno iniziato e lì ovviamente eri costretto a uh, gestire il fuoco in maniera manuale e se dovevi fare una ripresa di una persona, quindi non lo so, seguire una persona da dietro o anche uh, anticipare, lì eri costretto a uh, decidere la distanza, mettere a fuoco e mantenere quella distanza durante il movimento. È ricostretto, quindi chi ha iniziato chi inizia oggi magari con l'autofocus queste cose magari le, le utilizza meno perché gli autofocus di oggi tra l'altro funzionano benissimo eh? esatto. cioè, funzionano benissimo, però sì in alcune situazioni il manual focus sta usandolo bene e riesce a fare ancora ottime cose, anzi secondo me non bisogna abusarlo ho detto anche prima dell'autofocus quindi non, bisogna, non deve essere una scusa quindi utilizzo solo l'autofocus perché funziona bene, no, le riprese si fanno in manual focus, dove serve possiamo sfruttare l'autofocus. Però c'era una cosa che effettivamente ai tuoi tempi, così ti faccio un po' invecchiare Aldo, era più difficile, cioè fare effettivamente un run and gun, in fuoco manuale, mantenendo sempre la distanza al soggetto, con una buona inquadratura, via dicendo, lì era manico, certo che l'elettronica serve anche a quello, a rendere le cose un po' più facili. Oggi è più facile, assolutamente sì. Cioè, L'ho visto anch'io che eh, l'ultima macchina fotografica che ho provato è difficile dire che le foto vengono male, Cioè, posso aver sbagliato il soggetto, sbagliato il momento dello scatto, per dire che poi alla fine più si va avanti, poi se vi vengono foto o riprese di merda è colpa vostra ragazzi, oh. non potete dare più colpa a ah, perché la fotocamera no, ormai non c'è. Allora Gabriele Celefato dice ma ho una 6.000 tempi che completa con Fuji quando arriverà? Allora, io non ho provato la 6006, che se non sbaglio è l'ultima, ma la utilizzano tantissimi i miei colleghi, youtuber, e tutti dicono che ci si trovano molto bene quindi. E allora, Fuji ha alzato l'asticella tantissimo con l'XT4, che è una bomba di fotocamera sulla PSC. Penso che senza offendere gli altri, attualmente è la migliore sul mercato. Però, secondo me, la Sony, forse la Sony sta puntando ultimamente parecchio sull'ambito full frame, lasciando un po' indietro però. È appena iniziato il 2021, quindi eh tutto... cacchio, hanno già tirato fuori delle bombe sì, sì. e siamo a febbraio. Infatti due fotocamere, Per eh, adesso l'inizio 2021 è tutto Sony. Sku Red, sì, ma una 7S3 e FX3 non c'è nessuna miglioria di qualità video, invece tra FX6 e queste ce n'è un abisso. Beh, ovvio, eh, sono uscite vicine comunque la 7S3 era fine anno scorso, FX3 adesso, quindi ci sta. Si sì, allora, devo volte... quanto costa la FX6? Non lo so, non costa ma Costa 7000 euro, eh. Sì, cioè hanno fatto una cura. Ne prendi, ne prendi due di... di FX3. Comunque dice, esatto, c'è Luca tra la La 7S3 è comunque una macchina fotografica da paura. Quella gente che dice 12 megapixel non bastano. Ma di che, io ho lavorato per 11 anni con la Nikon D 700 che aveva appunto 12 megapixel, ed è una macchina che ho venduto solo perché avevo bisogno di un corpo. Nikon. Io sono un Nikonista per fare riprese anche video. Altrimenti avrei continuato a tenere la D700 poi ieri su Clubhouse chi era che diceva invece che tu dici Megavixel sono pochi per le foto forse uh... dipende quello che devi stampare Però eh no, certo è chiaro sì. Però non mi Fino 30, 45, ragazzi 30-45 è una 3 cioè il doppio di un foglio a 4 è stampante io eh, certo. voglio vedere quante persone ancora stampano a parte che se non stampa più nessuno cioè tutti questi fotografi e poi pubblicano su Instagram dove le foto sono 1024 con la compressione d'urlo ragazzi Stampate, pubblicate, riprendiamo, speriamo. Fare guarda, è fuori poco, ma sto pieno di fotografie stampate perché. Sì. E fa anche la cosa bella, diceva una persona che nella fotografia l'atto di stampa è il momento in cui eh, premi la foto. Noi scattiamo in un anno, butto là 10.000 foto, ne stampi 10 tu hai premiato quelle foto perché sono quelle venute meglio, quelle migliori, quelle più importanti per te e anche bello poi come fa Aldo appunto appendersele nello studio, o dentro casa e via dicendo. Quindi è quello il bello fotografia. Stampate ragazzi, mi sono perso tra un... Tanti messaggi, allora, ok. Musicologi è una 773 mondata o mondata? Della parte no, mondata, giusto, gli hanno tolto la parte fotografica, pushata, quindi hanno poi potenziato la parte del video. Ma alla fine è giusto, eh, quello che poi anche il titolo che ho dato alla mia live: cioè, non esistono più le videocamere. Che effettivamente ormai non fanno più le videocamere a forma di videocamera, fanno le videocamere e fotocamere che condividono lo stesso form factor, però quello che devi distinguere è questo deve avere quelle soluzioni, quelle caratteristiche che ti Pensate fanno un video. Video. che io decido, ok io farò un, un videomaker poi sarebbe bello sapere, ma chissà se questa FX3 può anche fare una foto e poi è relativa è che registro in 4K poi strapolo i singoli fotogrammi quindi puoi anche tirarci fuori una foto se non sbaglio 4K dovrebbe essere 8 megapixel, però prendetelo col beneficio di inventario non ho fatto mai il calcolo della dimensione, poi... Il problema sarà il costo, la nuova Black Magic CK poco credo sia più appetibile allora non lo so perché il monitor non è completamente orientabile, eh, l'autofocus non è un autofocus eh, davvero efficiente come quello di Sony. I sensori non so se si spingono fino al livello in cui si spinge la Sony, non lo so. Non ho provato mai prodotti la Black Magic quindi non so. Ha ah, te li hai mai provati? Uh, io ho provato la. la la 6K, era la 6K, sì, non la Pro, la, il modello prima, uh, e piaceva tantissimo il, uh, la pasta, il, uh, il color science, il problema era su tutto ciò che poi ti permette di uh, utilizzare quella camera, quindi durata batterie, monitor fisso, non aveva filtro ND, uh, insomma erano tante poi le limitazioni che uh, mm. non ti permettevano di utilizzarla. Per alcune tipologie di lavoro, perché anche lì c'è tanta gente che la usa in studio e è felicissimo. Tuttavia, magari se pensi di utilizzarla per farci un documentario, lì devi, se vuoi usarla veramente, devi super accessorarla per renderla uh, utilizzabile. La 6K Pro invece è molto, molto appetibile, secondo me, eh? e costa poco. perché Parliamo di 1600, la 6K Pro, costa? costa pochissimo. Uh, costa, costa, costa. La 6K Pro. Quanto costa? Tanto sono io fa... sto cercando il prezzo della FX3. Io l'ho trovato, cioè, trovato su un sito. Spero sia affidabile. Foto Nerd. Sì, eh, sì, 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 Ok, 4700 euro. No, si l'ho trovato anch'io. 4700 quindi è molto di più rispetto a quello ma, che si fa mi... in giro, ma soprattutto molto di più rispetto al prezzo americano tanto eh, sì. di più 3.800 hai detto in dollari prima? 3, 9, eh, considera 3.900 poi 3.900 eh, dollari non sono eh. 3.900 euro eh sì, eh, sì. Eh, vedi qui, speriamo eh, che sia questo il prezzo di lancio poi venga ridimensionato in fase che il prezzo effettivamente è un bel po' fuori è Questo è un bel argomento. Questi spaghetti ragazzi, mi finiranno mai di pensare quanto è bello avere un XLR leggero e performante. L'area di qualità è importante quanto l'immagine per dare l'effetto cine. E qui vedrebbe, Aldo, chiedi una cosa: ma in ambito cine si registra in camera o si registra più fuori camera, quindi utilizzando i registratori esterni? Quanto oh, è beh. fondamentale averci sopra gli XLR? Um... In ambito cinema probabilmente no, ma per altri tipi di produzione, quindi vedi piccoli documentari, uh, spot, uh, lì secondo me uh, potrebbe essere in ancora interessante usare l'XRR a bordo, ma per esempio se guardo me e ciò che faccio io, uh, l'80% delle produzioni le registro esternamente. Ok. Perché hai... Uh, sei svincolato dalla parte audio quindi c'è una persona che ti gestisce la parte audio, ovvio che se devi fare un lavoro dove sei da solo eh, è ovvio che lì vai a corredarti la macchina per poter lavorare da solo, quindi anche, anche in questo caso secondo me tutto dipende da cosa bisogna, bisogna fare tutto dipende da, da quello oh, non ho trovato il prezzo della Pocket Cinema K 6K Pro Intanto, Tech tutti i segnali dell'essenza del mirino elettronico, ma le che ne sono volentieri sp sprovviste. Allora, anche la C70 è senza mirino elettronico, quindi alla fine... Io non ho parlato perché non lo uso, anche perché, guardate, quello della C100 vecchia praticamente non era un mirino, cioè era... Un, un buchino. <ride> sì. Era, era il buchino. senza essere volgare. Eh, sì. <ride> e... Anche lì dipende come si è abituato a lavorare. Io, per esempio, non uso mai l'oculare, e preferisco utilizzare un monitor esterno, ecco. Mm. Eh, però, tante agenti, anche tanti miei collaboratori usano tantissimo. Eh, il Mirino, e quindi per, ecco, per esempio, quando abbiamo girato la C70, Gaetano, che lavora sempre con me, eh, ha trovato molto scomodo l'assenza, proprio del, del Mirino. Ok. Cioè, Peccato se quando lavori in giornate di sole pieno, penso che non è facile seguire l'inquadratura. Anche se ci metti un, un UD cioè un parasole. Non è che. E eh, guarda, anche se che... trovati degli scamotaci. Io mi ricordo sulla C100, ma anche su, per esempio, quando, quando uso lo Small HD. Uh, C'erano dei paraluce che costavano 10 euro, una, una cosa simile ah, che ti permette di, di andare a, a sopperire a questa mancanza, poi a CPI dice: Soluzione a parte: questa F3 la gioca con una 6K Pro. Sì, no, però la tendenza di una vera camera è sensata, come dimensioni, penso di sì, perché l'idea è quella: comunque una macchina piccola, cioè togli il maniglione sopra diventa pocket, cioè l'idea del pocket scene era quella che poi vabbè, dicevano molti se ci devo mettere poi batteria esterna, impugnatura esterna, rig esterno, ciao pocket. Su questa anzi probabilmente più questa perché come diceva Aldo tutte quelle filettature intorno ti permettono di evitare di aggiungere troppa roba quando non ti serve. Quindi quello per sì... Me è molto interessante, per esempio la, 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 la Pocket 6K Pro di filettatura ce n'è solo una credo nella parte alta aspetta che vado a cercare il vantaggio che vedo dalla 6k pro è il fatto di avere gli nd a bordo però lì andrebbero vedi io devo fare ora devo cercare in tutti i modi di farmi mandare sta camera la fx3 e la black magic eh, 6k pro perché il segmento potrebbe essere lo stesso va capito effettivamente Vantaggi di una e i vantaggi dell'altra, eh, per esempio, l'ergonomia della 6K della Black Magic, Magic Nii, mentre forse la, la FX3 la trovo un po' più ergonomica, eh, da, da tenere in mano. La, la, la Pocket era, cioè non era Pocket. Il problema è che è, è una Pocket non Pocket. E A parte che la possiamo oh. anche mettere qui un attimo, eh, vedi, allora... esatto. ah, ecco il prezzo, vedi. Quindi siamo sì, sì, okay, a 1000 euro. No, cacchio, 2000. Euro. Più o meno si sì, è mandato fuori. Allora, siamo a 2000 euro sopra la, la FX3. 27, comunque 27. non è tutto questo piccolo e non è tutto questo ma Ed effettivamente le filettature, ce ne vedo, ce tra una sotto, una sopra. Per esempio destra e sinistra ci sono. No, 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 eh no perché non c'è buoni ingressi microfono, mini e Soprattutto però, se non ricordo male, c'è tanta plastica nella Black Magic sì, o si vede. Male? Eh, ok, mi ricordavo lfx 3 almeno a vederla in foto mi fa abbastanza Mi sembra robusta, molto robusto. fico, cioè, quel così brunito così, bello. L'idea di una macchina da battaglia, cioè che posso utilizzare sempre con un minimo di attenzioni, ma senza averci l'ansia da vado a distruggere. Esa esatto, tutto. esatto. Poi Mattia Pranzo, la domanda ad entrambi. Credete che, vista la rivalsa di Twitch Sony e gli altri brand si rinforzeranno anche su camera broadcast per i nuovi talenti? Questa non so se si riferisce effettivamente a chi fa streaming su Twitch, ma penso ti riferisci Mattia Pranzo a qualcosa che io non so. Tu Aldo sai niente di legami tra no, Twitch e so Sony? No, non so niente, ehm, quindi no, preferisco non rispondere, però sennò diciamo. Mattia sono... Mari. Spiega meglio di cosa si tratta, eh, ti approfondisci ma non ti approfondisci. riusciamo a rispondere, Carlo Cramazzi, Questa è comunque una camera con autofocus da paura esatto. E anche lui è d'accordo con te, Aldo. Peccato per i filtri ND. Cioè, sembra che sia parte eh che vado a più, cercare più, più meglio, sa che vantaggio enorme è avere i filtri ND a bordo. Prova esempio, guarda questa, Francesco Baldi: perché PCC K i filtri ND costa meno differenza che non ha l'autofocus? l'unica cosa che motiva il prezzo? Ma se avete cosa è più importante avere i filtri ND in radio o avere un buon autofocus? Eh, allora, tra, tra le due cose, secondo me, per allora io parlo sempre per me perché faccio quel tipo di, di, di video, per esempio. Quando facciamo, che ne so, i video che abbiamo fatto per l'endrover a Courmayeur, dove uh, siamo stati cinque giorni in mezzo alla neve, abbiamo battagliato anche con il tempo, con uh, le condizioni meteo, uh, beh, lì ho sicuramente utilizzato di più l'autofocus uh, rispetto ai filtri ND. Quindi, in questo caso, secondo me, il lago della bilancia potrebbe uh, essere gestito sia dalla parte filtri ND che comunque. Non è poco, ma c'è l'autofocus e poi bisogna vedere l'ergonomia perché la, la Black Magic non la vedo super ergonomica. Quindi bisogna effettivamente, in questo caso, più che mai tenerle in mano, provarle, vedere effettivamente qual è la più comoda da, da tenere in mano, eh, da mettere su un gimbal. Perché lo facciamo quindi magari eh, la, FX, la FX3 che è piccolina la metti facilmente sul gimbal. Magari invece. La Black Magic, tra l'altro mi ricordo che su alcuni gimbal aveva già il problema all'epoca, eh, perché comunque era è bella cicciotta, quindi da, da capire, insomma, secondo me sono varie le cose da mettere sul, sul piatto e valutare bene prima di fare un acquisto. Ok, Mattia Pranzo credo che le aziende cominciano a implementare un collegamento USB-C serio per mettere e acquisire le immagini. Quindi, se si riferiva forse a Mattia Pranzo a utilizzare, io sto utilizzando una Canon EOS M50 per, uh, come webcam, quindi, io okay. provo streaming. Okay. Quindi alla fine, ma adesso comunque l'unica cosa forse buona, penso l'unica che mi viene in mente della pandemia è questo, che hanno spinto tutte le aziende a fare quella cosa banalissima, di permettere che il collegamento USB non sia solo per prendere, e scaricare le foto o ricaricare la batteria in macchina, ma per utilizzare il flusso video. E per me è ottimo perché l'autofocus di Canon comunque è fantastico, quindi posso allontanarmi, e avvicinarmi e la qualità si vede. Cioè se utilizzo una webcam non trovi una webcam che va così. Io una 6100 mi trovo molto bene dal punto di vista fotografico, grazie, però effettivamente se viene aggiornamento del di sensore sul mirino, un pochino sul corpo, l'economia è la 6600, quindi terabit in quello vai bene. Infatti, sulla 6600 stavano chattando tra loro, ma anche lo schermo rivaltare letteralmente, è vero. Il 4K 60fps, il 1080 è 240, è il 10bit, non fa neanche il 422 in esterna, il rete arriva massimo a 100 megabit, mentre Fuji 400 megabit. Però ragazzi, qui c'è una cosa che noto, non so se anche tu Aldo ci sbatti quando ti chiedo consigli, non vi attaccate troppo alla scheda tecnica. Vivete conto che qualche volta avete un bellissimo video su YouTube e dite wow, e state guardando 1080 a 25. Quindi cercare sempre i 4k, i 6k 8k 60, 120 frame per secondo, il 10 bit, il 4 esterno, che poi non tutti utilizzano un registratore esterno. Io tante volte faccio i video e utilizzo i 50 megabit ma vi servono questi 400 megabit? io mai usato come vedi la mania di prestazioni? No, io guarda difficilmente, a meno che non sto facendo una prova e quindi devo, devo cercare di capire questo file com'è uh, ma difficil difficilmente lavoriamo alla massima prestazione che una camera possa tirar fuori perché poi dipende che ci devi fare, dipende quanto materiale devi tirar fuori, perché se fai 5 giorni di lavoro per esempio di fila con tre camere eh, lavori la media di sei ore al giorno sette ore al giorno se lavora 400 megabit eh, è un problema eh, ti vai mangiare è, è. e nessuno mette, mette in conto che tutto quello che poi va eh, si gira poi diventa un costo da archiviare eh, quindi bisogna effettivamente poi capire se ne vale la pena e anche lì poi un'altra cosa sì è vero che quando poi si fa il downscale dal 4k al full hd c'è ovviamente un vantaggio però ricordiamoci una cosa che la maggior parte almeno parlo dei miei clienti i video li vogliono in full hd appunto quindi alla fine cioè, e, e vi ricordo che la maggior parte del, dei, dei contenuti video che si fanno oggi vengono poi utilizzati sui social quindi su facebook che vi distrugge la qualità su instagram che vi cambia il formato Uh, magari su LinkedIn o magari su YouTube. Quindi bisogna mettere sul piatto tutte queste cose prima di decidere registro in 422, 10 bit uh, e o 444. cioè bisogna calcolare tutto. Ma giusto così, Aldo. E tu hai idea di quanti tera c'hai cioè di archiviazione in azienda? Sì, guarda, io ieri sera, ne, mentre parlavamo con Clubhouse, ho, ho cercato. Sulla piattaforma è l'ultimo preventivo perché noi eh, compriamo hard disk fisici eh, come terzo backup ogni sei mesi e ecco. più o meno spendiamo 4000 euro ogni sei mesi. Quanti terabiti uh. eh, sono? Uh, 12 hard disk da 8 tera dovrebbero essere, <ride> quindi sopra il centinaio? Eh sì, sì, sì. No, ogni mesi. In cinque uh, anni, credo che abbiamo messo su archivio di boh, 700 tera 600 tera eh, Quindi, sì. ragazzi, eh, cioè, che sembra una cavolata no non è una cavolata per, per, per tripler cioè, ve lo dico molto onestamente per tripler è uno dei costi più alti annualmente che tiriamo fuori Penso, cioè, allora, quando sparavano appunto l'Alfa 1, ah, 50 megapixel, 30 fotogrammi per secondo. Ragazzi, se vi rendete conto che vuol dire salvare raffiche da 30 fotogrammi, ognuno da 50 mega? Cioè, è davvero una follia. A parte che c'è anche il discorso, vale, penso, sia per la fotografia, sia per il video, tu dopo devi fare o la post-produzione, oppure, vabbè, comunque, in generale, ancora prima di tutto, la selezione. Quale scatto utilizzo? Quale ispezione video utilizzo? quindi quando uno registra sia che sia una foto o video deve avere l'idea di quello che vuole raccontare quindi 30 fotogrammi al secondo servono tanto quanto Ti ricordi ieri sera parlavamo su Clubhouse della Freefly Wave che è quella camera che permette di fare i 1462 fotogrammi al secondo a 10.000 dollari ecco Uh, sì, magari per chi non, non sa che cos'è slow motion è quelli estremi esatto slow motion molto, molto spinto ecco uh, quella camera fa 8 giga al secondo <ride> giusto per darvi un'idea di che significa poi archiviare quel materiale praticamente eh. esatto. una schedina da 64 8 secondi es <ride> es es esatto esatto esatto, esatto il tempo di una pernacchia ed è tutto passato allora che sono morti i camcorder è vero sono morte le fotografiche compatte questo non è vero perché tipo l'M50 mi sta riprendendo esistono ancora le compatte camcorder come form factor sì effettivamente stanno un po' scopriendo. perché prima Canon adesso Sony l'ergonomia sta diventando tutte simil reflex che è un po' assurdo che la reflex è morta e sepolta ma il form factor invece nascente di questo 2020-2021 è quello della reflex quindi forse un po' nostalgica. C'era un ragionamento che facevamo sempre con Mario Palladino. Non so se Aldo me lo puoi confermare. Che forse è anche un discorso psicologico che fanno le aziende. Ovvero che eh, molti videomaker, specialmente della nuova generazione, hanno iniziato a girare video appunto utilizzando tipo la 5D, quindi, che era effettivamente una reflex che faceva anche video. Quindi i nuovi prodotti che vanno un po' a rivolgersi a questi nuovi videomaker che hanno iniziato con quello, gli strizzano l'occhio con un form factor che per loro è comunque abituale, che ci si trovano al loro agio. Sì, sì, sono d'accordo su questa cosa. Perché forse mare, molti videomaker non hanno mai comprato una vera e propria cinemacamera e quindi proponi la prima cinemacamera, potrebbe essere questa C70 o questa FX3, che ha la forma dello stesso corpo che c'è già in casa. Esatto, esatto, è vero. È vero. quindi potrebbe essere quello il discorso psicologico Raziel mare la foto lato foto andrei sull'A7R4 lato video sull'A7S3 due macchine super performanti con la possibilità di scelta avendo due corpi al massimo una a uno con un corpo unico eh, questo è penso, il discorso di molto prima io punterei comunque per la foto su entrambi perché R4 comunque risoluzione molto spinta occhio anche lì se ti serve tutta quella risoluzione bene se non vale la pena a 7S3, giustamente per il video, ma anche per la foto, si permette molto bene. La 1 per me è la scelta un po' strana, perché se sono un professionista e dico: Ok, io posso e voglio investire 7.000 euro nell'attrezzatura da utilizzare lavorativamente, per me vai a avere due corpi macchina. Perché se mi si rompe la 7R4, fate le corna, grattatevi sotto il tavolino, fate come preferite. Comunque hai ancora il secondo corpo con cui proseguire. Ti si rompe un alfa 1, si difficile, si improbabile è tutto, ma ti si rompe. Mai affronterei un lavoro con un corpo macchina solo. Io, quando facevo il cerimonialista, sempre due persone, ognuno con due corpi macchina. Tu Aldo stesso, quando fai i video, quanti siete? Eh, noi siamo solitamente di Crew, siamo tre. Uh, tutti con uh, camere, abbiamo almeno due camere di backup che portiamo sotto in alcuni tipi di progetti video, in altri no, ma alcuni tipi di video sì. Quindi, solitamente uh, portiamo con noi quel, qua, quelle quattro camere sicuro. Ok, Mi raccomando, ragazzi, il backup non ci scherzate. Diciamo appunto pochi secondi fa con Aldo l'importanza dello storage 3 bit. Fra la c'è una differenza e Mount versus F Mount. L'essenza focus è formato il sensore. Sì. Comunque questa Blackmagic sta facendo parlare molto di sé a giudicare dei commenti. E a lei, Andro Cirelli dice, Aldo, ho usato mille batterie con la Pocket, ovvero? Aldo, non ti sento più. Sentite, sento sentite, sentite? No? Adesso sì, ok. Ok, non so perché era diventato muto. Uh, sì, è vero, quando abbiamo fatto il video con la Pocket uh, abbiamo utilizzato mille, mille batterie. Dopodiché mi ero stufato di cambiare batterie e andavo in giro con la prolunga attaccata alla corrente. <ride> sì, sì, vede. In interni ovviamente, esterni no. Sì, sì, in interno, in interno, in interno. E dopo sei batterie che ho cambiato dopo un'ora, ho detto ok, senti, attacchiamoci alla corrente, tanto siamo qua. E praticamente andavo in giro con la prolunga attaccata al pantalone e mi spostavo. Okay. Eh. e rischi di fare l'effetto del chitarrista che è bello preso e tutto, poi il cavo finisce. Tum. È bravo, <ride> esatto. esatto. Poi, la 7S3 dice Gerard Slel magari come meglio si vede, Vero, però meno pratica perché non ha, come diceva giustamente Primaldo, i fori sul corpo. I fori sul corpo evitano di dover comprare un, un, un cage, cage esterno, ehm. aumenta il peso... Uh, è vero che il cage diventa anche una protezione per la camera, però è comunque più peso da dover mettere, poi dipende dai cage perché ci sono alcuni cage che. Uh, hai fatto ieri rendono... è antipatico per andare a accendere e spegnere la protagonista. Eh, esatto, capito? In quel caso lì dovevi andare col ditino per, per accendere e spegnere, insomma. Dipende da, dai cage e comunque tenete conto che un cage buono comunque costa. Sì. Eh, quindi bisogna poi mettere in conto che al, co al prezzo della macchina devi mettere il costo del cage e tutto ciò che, che ci va intorno. Quindi magari risparmiare quel costo eh, e prenderci, che ne so, un'ottica eh, potrebbe essere un'ottica. Non ci esce, però magari un acconto per un'ottica riesce a darlo. Esatto dice Scalred prezzo vergognoso 4.700. Allora, è secondo alto. me è vergognoso nei confronti di quello americano. Cioè, è vero è che c'è l'IVA e quant'altro, però è un po' troppa differenza, davvero, cioè eh, siamo sì, tipo un sì, sì. 20%. E però anche le c'hanno i dati. non lo so, per me è troppo alto come cosa. C'è da capire, stavo cercando prima sulle informazioni se l'impugnatura che si è visto è fornita in dotazione e questo non si capisce bene se se effettivamente c'è o non c'è quello per esempio è una cosa che vorrei capire se non c'è, quanto costa CV Style la 773 che per me è una macchina perfetta ma anche secondo me, nel quale un videomaker può fare tutto poi ci sta quella che serve per video più esigenti dove non arriva quella anche se sono molto simili se sempre il discorso diciamo alto di esigenze in base a quello che devi fare eh sì, eh sì il display di SS si ribalta i 180 in senso verticale anche se non si gira di lato comunque si risolve anche quello lì con degli accessori effettivamente è più scomodo sul lato fotografico il setup migliore è quello di S1H a me l'S1H è piaciuto tu l'hai provata Aldo l'S1H di Panasonic? no 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 quella mi manca mi è piaciuto l'unico difetto che ho trovato è che è davvero un bestione cioè è davvero pesante l'ho utilizzata a mano libera per delle riprese in teatro Dopo mezz'ora è stato a prendere il bagagliaio il monopiede, non ce la eh, Invece, cercare. questa comunque sembra gira perché pesa 700 grammi, ho letto. Aspetta, che c'è un po' la tecnica: dove sta? Dove sta? Dove sta? Ah, Aspetta, che tra l'altro, Full HD fa fino a 240 fps. Eh? Che è ottimo, eh, eh, eh. no? 4K a 120, quindi era quindi 4K 120, 60... 120 Full HD 240, sì. Quindi in quel senso non vedo ci sia niente da 640 grammi senza batterie, 715 grammi con tutto completo. Quindi è buono. è buono, Quindi quello è buono. Gabriele, partice, siamo su altre cifre: lxt 4 costa appena più della 6.6. Sì, siamo altre cifre. Qui poi è... Se stiamo indietro, sto leggendo i messaggi. Sì, di 15 minuti Una fa, fa. Ma... Sì. no, <ride> però sì, stiamo indietro, vado veloce. Mario, sono Neofita e ho molto da imparare, una domanda me la faccio spesso. Come iniziare quando un fotografo si definisce un fotografo professionista? Aspetta, questa prima faccio rispondere a Aldo, poi dico la mia, la mia è più cattiva. Allora, alla fine ho molto da imparare, ma una domanda la faccio spesso. Come inizia quando un fotografo si definisce un fotografo professionista? Uh, allora, sicuramente uh, non è una partita IVA che indica essere professionista o meno, o meglio, quello lo indica a livello fiscale, ma non è quello che poi crea eh, il limite tra un amatore e un professionista. Uh, secondo me è quando uh, professionista è quello che è in grado di chiudere il cerchio, quindi procacciarsi clienti, gestirlo, uh, curare la parte fiscale, burocratica e vivere di questo mestiere senza avere uh, altre entrate, perché uh, quello è, è il vero professionista, quindi che riesce a gestire a 360 gradi quel mondo e autogestizia anche a livello economico, quindi quello secondo me è il professionista, non è la partita IVA secondo me. E lì sono, no, sono perfettamente d'accordo con Aldo, eh, giustamente tu sei un professionista in qualsiasi settore, cioè ci sono un batterista professionista che vuol dire che il fatto di suonare la batteria magari mi è sufficiente per vivere, effettivamente esatto, esatto. per esempio non sono un aiutore professionista perché io di vita faccio l'informatico nella sanità, quindi proprio tutt'altro settore. quindi la professione è quello che ti dà da vivere. Butto là una battuta vale anche per. Cioè, quando è che ti dice che sei un fotografo artista. Non basta fare quel fine art firmando le foto sotto che poi le foto non si firmano, ragazzi. Tu sei artista quando praticamente una galleria d'arte ti chiama e a sua spese espone e vende le tue opere. Lo stesso, non siete artisti se andate su una galleria e pagate voi la galleria per esporre le vostre foto, cose del genere. Quindi sono due settori, sia l'artistico che il professionale, che dipende se quello vi svolta la vita. Quindi se voi effettivamente riuscite a lavorare come fotografo e videomaker, allora siete professionisti. Andiamo avanti, se mi sono perso su una singola domanda. Se uno ha bisogno di guardare se stesso è uno schermetto, in realtà lo schermo ribaltabile in senso verticale permette di mettere meglio il contatto visivo con l'obiettivo. Ehm, più che altro serve vedere giusto, ma anche sulle macchine fotografiche, quando tu hai il display montato piatto, in questo modo, tu hai il display in asse con l'ottica alcune fotocamere hanno fatto degli snodi tipo appunto la Pentax, molto particolare che mantengono anche il display leggermente inclinato, sempre in asse con l'ottica, che in ambito di ripresa ti aiuta a muoverti meglio, perché già effettivamente quando ce l'hai disassato di fianco sono due assi leggermente differenti, quindi ti potrebbe spingere a spostarti in maniera differente, secondo me quello pienamente orientabile è molto più pratico e poi dopo un po' questo errore cioè, scompare tu Aldo che ne pensi del no no assolutamente display? sì io preferisco il monitor che permette di essere ruotato. guardate questo per esempio era la c100 e mm. non permetteva quella rotazione esatto. l'unica cosa che si poteva fare era questo e quindi significa che non potevi autoriprenderti è vero che con una camera del genere magari non lo fai però ecco per esempio sa che Mario usa tanto la c100 sì. Ecco vedi, e lui sicuramente avrà un monitor esterno, esterno se non ha la C aspetta. o almeno che ha la C100 Mark II, quella aveva il monitor che girava. Non so se ha la 1 o la 2, se giro ha la giro. 2 non usa il monitor, ma se ha l'1 è costretto a utilizzare il monitor per forza, sto cercando okay. di capire se. Ah, ecco qua prima ho letto. Vabbè, forse poi ci arriveremo, ma in confezione. Eh, è già compresa di maniglia eh, la, la FX3. Ah, questo è buono quindi. 4007 con maniglia eh, no, la maniglia che si aggancia alla flash con interfaccia multi-show. Che oltre a mettere a disposizione due ingressi audio XLR 24 bit, ha anche un altro ingresso audio assieme all'uscita cuffre che è presente sul corpo macchina. Quindi esce già così come la vediamo. Quindi questo è molto, molto interessante effettivamente. Peccato che hanno aggiunto due o tre foto in più. Va. Stavo cercando su DPDView che per me di solito è la Bibbia. Ah, però ecco, questo possiamo farlo. No, ragazzi, a parte non vorrei andare troppo lungo. Comunque andiamo un attimo con Aldo a commentare. Effettivamente il corpo che qui ci sta. Eh, vedi che io Guarda, vedo. quel... Cioè, eh, mi sembra quasi. Uh, boh, sembra quel, uh, non lo so, io lo, lo vedo bello gripposo il corpo, bello sì. da tenere in mano. così ci puoi male. vedere che il tasto funzione 6, c'è uno scritto rec che forse questa è l'impostazione domani Se stai utilizzando una seconda impugnatura col mignolo non so che dito non ci può andare, puoi far avviare le eh sì, Guarda, era. La C100 aveva no, la C100 in mano, aveva sia qua che qua qua aveva quello suo, e mm. poi questo poteva essere personalizzato. Quindi era comodo perché mentre c'avevi l'impugnatura ah, o qua sopra, oppure che ne so, qua c'è la mano e parti subito con il rec. Eh, non è male come, come cosa, eh. secondo me, invece, è molto interessante. Poi il retro, ok, si vede il display è completamente rentabile. Posso dire che la sensazione il display è un po' piccolo. Cioè, Io, per esempio, che mi riprendo da solo perché non fanno questi ben amati display tipo da 5 pollici, una cosa del genere? Cioè, vorrei avere un display generoso perché mi aiuta sia a riprendermi da solo, ma penso anche a Videomaker che vuole rivedere le riprese e ricontrollarle. Se non hai uno schermo esterno, lo vorrei più grande. Accensione di spegnimento strano per quel Sony, quindi ovviamente differenti. Un paio di chili. Ma la sveglia, sembra il tasto di una sveglia, Se <ride> il di una sveglia <ride> anni '80. E si vede qui quello che si dovrebbe accendere Quello il bordino del monitor. Quella è molto interessante. Molto. Particolare eh, in sopra: eh sì. che hanno questa doppia frettatura. Una e due che dovrebbe essere appunto per metterci la manigliona. Quindi infatti, esatto. penso che permetta l'aggancio uno sì. di lato per farci quello che vuoi. Tastone REC. E questo che sembra effettivamente un mini joystick. Non l'hanno mostrato perché, sopra? perché forse dice io lavoro tutto di pollice. Oppure magari è comoda, però nemmeno perché poi il monitor non lo vedi quando ce l'hai col maniglione, cioè ce l'hai così, e magari con l'altra mano, boh, non lo so. Sarebbe so, so, strano, non lo so, da capire, ci sarebbe da provarlo. Tanto eh, vedo anche lo zoom esatto, lo zoom elettronico quindi controllo di ottiche motorizzate. Quindi... Comunque, la finitura, per me, rispetto, sono foto, ovviamente o render, forse ancora di più molto figo. Qui si vede l'ingresso batterie, però non è dato sapere che tipo di batterie e si vede bene appunto. La parte di aerazione, che abbiamo visto prima c'è cioè l'animazione. Se non sbaglio, prende l'aria fresca da sotto e eh, la. Vediamo un po lateralmente. Sì, vediamo l'ultima foto. Voglio capire questa la parte slot okay, con l'altra la filettatura, la molto bene e come si vede che è bella spessa, anche qui si vede bene e qui c'è l'uscita. Io ho un po' di timore per la parte delle prese d'aria. Tu dici Perché che buttare potrebbe... troppo calda sui connettori? No, potrebbe essere um, uno spazio dove può entrare polvere, acqua e umidità e bla 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 bla, potrebbe, eh, potrebbe. Allora, lo danno come tropicalizzata, quindi in teoria dovrebbe essere comunque una camera stagna soltanto di dissipazione, quindi lì entra, però al peggio il danno che potresti avere è che ti si inchioda la ventola, eh sì, sì. il cioè chiuso, va, diciamo così. Posso dire da informatico, comunque, che le ventole a parte penso è capitato un po' tutti di avere un computer con una ventola che va a farsi benedire che inizia a fare rumore e poi si perde. Secondo me, queste macchine, potrebbe anche essere 1 h andranno in assistenza per cambiare la ventola spero se ne hanno fatto un'ingegnerizzazione decente, Mario, vedo già la vitina messa qui, che sia una parte di facile sostituzione, perché secondo me questa è la vera usura, si, dice, si diceva il vantaggio delle mirrorless, è che hai meno usura perché non hai il meccanismo di ribaltamento dello specchio che è soggetto a problemi, forse in queste mirrorless con un'ottima dissipazione ci potrebbe essere il problema A te Aldo mi è successo che una videocamera, magari cinema, con ventole, ti diai problemi con le ventole? No, mai, mai, mai. mai. Quindi forse ho detto una stronzata. No, io mai mai, Magari può accadere, eh, perché no? Uh, ho trovato la batteria uh, sì. NPFZ1000. Che sono le... E eh, credo che sia so quella che porta anche la 7S3. Quindi dovrebbe andare bene. Credo sia quella e poi ha un connettore multi micro USB, la porta USB-C con supporto allo standard Power Delivery per l'alimentazione esterna della presa e per la ricarica rapida delle batterie in camera. Quindi questa è un'altra Sì, cosa. sì, come ve lo confermano anche qui su di review che il maniglione quello è incluso, quindi non è una cosa da andare da a prendere a parte. Mi sono perso i commenti, vado su quelli un po' più recenti, andiamo tipo a 5 minuti fa. Ok, Terbitech. La verità è che mi servirebbe tenere in mano le macchine e vedere dei test online se devi essere consapevole di quelle che sono effettivamente le esigenze. Qui, senza stare chattando tra di voi, vi ricordo che mi avete già detto che i Slim Dogs, quindi cane secco, hanno già fatto una prima prova. Secondo me, dopo andrò a controllare anche Simone, cioè, che è Ambassador Sony ufficiale. Sua domanda è stupida, ma più FPS fai più rallenti? Ti faccio questa domanda perché vedo alcuni video che fanno video slow motion scritto nel titolo per S1. Sai a chi si stanno riferendo? Per me sì, no. cioè, se faccio 240 vuol dire che se faccio un 24p posso ah, fare 20x no, cioè, più rallenti. certo. Ho fatto certe volte anche io metto dei slow motion fatti a cane, cioè Mario è ripreso a 50 e rallentato 4x 25p vuol dire che in realtà ogni, un fotogramma è preso due volte. Tu con la macchina dicevi prima che faceva? 1000 fps. E faceva 1462 fps ed è una delle più economiche perché costa solo 10.000 dollari. Ma voi direte 10.000 dollari? Sì. No, sì, perché se parliamo per esempio di, di Phantom, che è l'azienda che fa uh, camere per il super slow motion, qua parliamo di macchine super, super, super dedicate allo slow motion. Parliamo, per esempio. Vediamo, vi dico i prezzi così per farvi una risata. Rile, eh. Esatto, per piangere, dipende punti Esatto, di vista. per esempio, la Phantom V2511 eh, costa 150.000 dollari. <ride> ok, no comment. Ecco perché 10.000 dollari è niente, ecco perché il termine di paragone ho detto costa poco. Perché per fare quel tipo di, di super slow motion effettivamente costa poco. Costa poco. Insomma, ragazzi, accontentatevi, 2,40 che penso eh, che sì. sia un'ottima cosa Terabitech dice non penso sia fornita in dotazione con impugnatura no no, l'abbiamo appena visto te lo faccio anche rivedere che era ancora evidenziato eccolo qui, vado anche a zoomare no, ho zoomato la finestra sbagliata scusatemi off, vedi included with the camera is a top mounting handle quindi è inclusa, quindi nei 4007. Eh, era demo, anche un questo. po' strano eh, perché proprio parlando di videocamera eh, guarda, eh, riprendo in mano la C100 perché ho preso la C100, ma non è che vendevano la C100 il mariglione a parte. Cioè, questa la vendevano così e, ed è giusto che sia un pezzo unico. Poi decidi tu se toglierlo o metterlo, però è giusto che sia compreso nel prezzo anche perché parliamo di un prezzo di 4700 euro, quindi non è che parliamo quindi, di 1000 euro. Quello anzi, effettivamente, non è male, ma se invece Black Magic ha il mirino che si vende a parte di, di sì, a verità, parte, esatto. Però lì il prezzo è molto più basso e quindi ci sta. Poi ricordo che la nuova H6, monta l'NPF 550, che sono le batterie, quelle che utilizzo io sui monitor, ma penso che un po' tutti sì, sul esatto, monitor, sullo slider monitor, motorizzato, utilizzo sì, quello. Sì. Te lo trovo un po' dovunque, però non sono batterie così straperformanti. sono stradiffuse. Cioè, ognuno di noi penso che almeno un paio in casa ce l'ha. E che il monitor spinge fino a 1500 nits, quello è importante l'università motivo per cui hanno scelto saggiamente che non è il canale di Maurizio <ride> di vendere separatamente le VF ok però come dice Valdo dipende per l'abitudine. se sei abituato a avere l'occhio sul mirino e non glielo dai ti trocca cacciare eh, fuori il mirino per cioè... una persona del genere è sicuramente una che comprerà il mirino 100% Sì, che non so quanto costa quindi eh, vediamo se lo troveremo questo mi costa Intanto, Tervitech vedremo, dai, se l'FX3 non lo comprerà nessuno abbasseranno le ma secondo me il prezzo di lancio, ragazzi, è sempre il prezzo di lancio. Anche l'Alfa 1, vedrete che poi nel giro di poco tempo va a scendere, il prezzo di lancio è sempre così. Ringrazio Davide De Paoli, fa un commento, grande Gianluca, sempre numero 1, 1 grandi live, ma anche merito dei miei ospiti, giustamente, scelti accuratamente, selezionati con dei test severissimi, sto cazzeggiando. Sì, Se qualcuno cazzo del merino, sono curioso di capire quanto costa okay. il merino. Intanto, vado avanti i commenti, cerco di recuperare. Se qualcuno lo comprerà, sarà soddisfatto. Tutte le critiche che stiamo facendo e senza essere lavoratori del settore, tutte le fritta Allora, quello sempre: eh, molte gente, quelle persone mi hanno anche criticato. Ah, fai il botch news. questa sarebbe un botch... Ah, non ho messo la ciacca. Sarà il botch news live. Tu fai botch news, ma le macchine non le provi. certo perché lo faccio al momento zero. Spero poi di poterlo provare, anche se ammetto che io sarei più contento, Sony, se mi ascolti, seguimi, di provare la 7S3, perché la proverei soprattutto in ambito fotografico. Mentre secondo me il Bonaldo sarebbe perfetto FX3. per provare appunto questa FX3, perché oh, no. a ognuno il suo. Io non sono un videomaker. Dondoi, bella, ma sono un po' scettico. Sulle prese varie e la Mi sembra un ricettacolo di verciume e umidità. Ti posso dire, Don D'Oe, ne parlavamo poco fa, mi sei già ascoltato, che comunque io sulla Panasonic S1H l'ho provato, non è minimamente rumorosa. Cercate il mio video sul canale, non si sente praticamente nulla. E secondo me se l'hanno progettato ha senso. Vai Aldo? Ho trovato il Mirino della Pocket. Costa? 573 euro. Anzi. Accettabile. Non un po' rispetto a quello che costa un classico monitor, però insomma. Accettabile. Si può fare. Poi Giuseppe Scarfiglieri, sono in conferma lo style, seminare la serie sì, assomiglia alla serie S, ma la serie Alfa in generale. Che mi piace tanto. Questa FX3 è davvero un bel gioiellino di tecnologia e praticità. Aspettiamo i primi file e recensioni. Vi ripeto che dovrebbe essere già sul canale di Slim Dongs, di Cane Secco, e secondo me eh, anche su quello di Simone, cioè. Attenzione tra Blackmagic fornisce anche DaVinci che permette un ottimo linguaggio file programma, anche un computer non troppo potente riesce a girare tutto perfettamente, il che non è poco. Allora, vero, perché io chiedevo consiglio poi proprio Aldo, se è meglio affrontare che nel 2021 vorrei dedicarmi allo studio di un programma di montaggio video fatto bene, attualmente utilizzo Premiere Elements 11. Però vi dico che ho già provato tempo fa a scaricare eh, il DaVinci, la versione quella gratuita che si può provare tranquillamente, e su due PC, su uno è andato su Perfetto, su un altro si apre e appena importo una clip nella timeline si chiude all'istante. Quindi non sono sicuro al 1000 per 1000 e il secondo computer invece ci gira Photoshop e Premiere senza problemi. Quindi... Però mi diceva Aldo, chiari tu mi dicevi che si pianta spesso Premiere? sì, capita, capita sicuramente ma non comprerei mai una, una camera per il software in regalo mm. questo sì. è poco ma sicuro. questo è anche giusto Luca Vincenzo di Clerico c'è scritto sullo sportello tipo batteria ma l'abbiamo già vista, la stessa di A7S3 è, è la nuova Sony dell'ultima A7 9, sì, la batteria, quindi siamo quello avete saltato tutte le domande stavo aspettando, perdono Lorenzo ma... poverino Lorenzo le domande sono tante poi quando passo sull'altro schermo è colpa mia, cioè non è colpa di Aldo Aldo è un bravo ragazzo, sono io il colpevole perdonami, in caso riscrivilo scrivilo, eh, ma penso che l'ha fatto perché le vedo, secondo me l'ha okay. fatto Aldo tu dei tuoi lavori salvi tutte le clip anche quando hai finito di montare e consegni il video sì, sì, teniamo tutto uh, per due motivi, uno per uh, con cioè conserviamo per cinque anni tutto. Il materiale che può richiederci il cliente, uh, il secondo, noi abbiamo i diritti su tutto il materiale che giriamo e abbiamo tut su tutti le librerie stock: quindi Getty, uh, Adobe, uh, Video Hive, abbiamo nostre clip in vendita. Quindi lo utilizziamo questa doppia funzione e quindi andiamo poi a, a vendere tutte le clip che facciamo. Quello ottimo. Luca chiede, quindi sono maniglie senza microfono, no no, ti rifaccio vedere ancora una volta che sta ancora evidenziata. Quindi l'impugnatura con interrati, questa evidente, eh, sezione microfonica XLR, tutto incluso. Quindi quello c'è, cioè, ragazzi, non vi preoccupate. 500 euro confermano il mirino della pocket. No. Mirina Pocket 4,85 più IVA. Sì, qua era infatti 5,70 IVA inclusa. Quindi sì, più o meno. Si no. può spolliciare 10.000 volte con un solo account. Un solo mi piace sulle tue live non basta. Vi ringrazio ragazzi, ma ho più di 500 video. E mi raccomando, spolliciate non solo me, ma anche Aldo. Anche lui è su YouTube, quindi seguitelo anche lì. Ora che senza una Panasonic ch 4 io utilizzo la ch 5 s e fino a che erano, ottobre dell'anno scorso utilizzava la ch 4 per me, per chi eh, fa produzioni fini a se stesso, fini a YouTube nel mio caso, però per esempio, io ho detto, non sono un videomaker, però sai, ti viene poi la colina, ho fatto dei cortometraggi, ho fatto dei documentari, quindi mi sono divertito anche a fare contenuti non solo fini a YouTube. E onestamente io con la GH4 e adesso con la GH5S mi trovo benissimo. Gh5S che poi si spinge anche parecchio su riso, però parlavo sempre sbaglio con Aldo. Che comunque io oltre 6004 non mi è mai servito a spingermi. Non so, Aldo, quali esigenze poi abbia? guarda io ho girato una serie nel 2018. Se non ricordo 2018, 2019, no 2018 credo. Tutto con Gh5 che trovate online, pure su YouTube, si chiama Borgo Ignazia Nowhere Else People. Uh, è tutto girato con GH5 e uh, il microfono montato con l'attatore che ti ho fatto vedere già Luca sì, con okay. il SLR. È tutto girato così. Due a GH5 eravamo uh, chi a mano libera, chi sul gimbal e chi a volte anche sul monopiede. Quindi uh, ovvio che se parliamo di GH4 è una camera che ha, ha i suoi anni, eh sì. uh, come ce l'ha la C100. Ma dipende che cosa devi farci perché uh, poi la, quella camera magari per quello che devi farci tu Nicolò magari è ancora adeguata. esatto Poi Mobile dice "Peccato che 3 non abbia previsto le VF esterno, aspettava, non è detto perché quel tipo di contatto che utilizza Sony, in teoria ci può mettere quello che vuole lei, sì. quindi potrebbe essere che arriva, quindi non è detto. Non vi sembra copiata dalla Sigma FP? Sì, e eh, Sigma sì, ci hai visto lungo? Per me sì. Sigma sì, FFP ne parlavo appunto con Aldo ieri. Per me è una macchina che è stata poco considerata: che nel suo piccolo, ma proprio nel fatto che è piccolo, è geniale. È un cubetto microscopico che con tutti i vari filettature intorno te la costruisci come caspita ti pare. Tiziano, sì, abbiamo detto che Slindox ha caricato. Quindi se volete già andare a vedere i risultati, correte sul canale di Cane Secco che non mi ha pagato per fare pubblicità, ma siamo oggettivi. YouTube è un posto in cui siamo in tanti e è inutile farsi concorrenza. È meglio, appunto, collaborare. Ha risaltato la domanda. No, non è vero. È Streamyard che incontra me. Aldo, lo schema C100 balla come la C70? Qui rispondi te. No, guarda. E questo ti parlo di una C100, prima versione che con me ha galoppato. Eh? Guarda, il monitor è ancora bello, duro e uh, ha la sua resistenza, uh, no, credo, ma questo l'ho detto senza, e, e lo ridico perché tanto l'ho detto anche nel video, secondo me lato costruttivo potevano fare qualcosa di più sulla C70, parlo del monitor, eh, parlo del monitor, il, 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 il perno che permette di aprirlo è un po' deboluccio, è un po' deboluccio, su una camera del genere non me l'aspetto. Eh. Ok, questo quindi abbiamo forse risposto a tutte le domande Lorenzo. Allora, povero me, una D3005 Nikon, prima macchina e non ha il microfono nel jack. Come fare? Allora, qui ti rispondo io, ma penso che Aldo sarebbe d'accordo. È un registratore esterno. Io ho iniziato con questo qui, uno Zoom H1, registravo quindi l'audio separatamente e il trucchetto era il batti quindi avevo sul microfono schifoso, della, io utilizzavo all'inizio una Panasonic Alex 100, compatta fenomenale, per fare i miei video, quindi c'è sempre stato un rapporto di fiducia nei confronti di Panasonic, ma non aveva l'ingresso microfono e quindi utilizzavo questo come registratore per avere un buon parlato, che su YouTube è fondamentale avere un buon parlato, ma penso dappertutto Aldo, e poi col tempo sono passato al GH4 con l'ingresso microfono esterno. Vi ragazzi, vi consiglio, se non lo conoscete, il software è a pagamento quindi non mi, non mi, non mi volete male. Ma plura, pru, Plural AIS eh, si scrive: Pluralize, che serve a mettere in sync. Uh, noi lo utilizziamo tantissimo qui in produzione. Quello che facciamo, vabbè, non lo fa il sistema in automatico quando arrivano le clip in azienda: prende tutte le, le clip audio video di quel progetto, le butta qua dentro e tira fuori direttamente un progetto con tutto a sync per Premiere. Figo. No, non è poco però sbaglio. Eh, premiere lo fa in automatico comunque il sync delle tracce eh, cioè, lo proprio... fa in automatico ma non così cioè non te lo fa se sono tante cioè lui ti becca un video un audio e lo mette a sync okay. invece questo puoi metterci anche 10 camere 10 video tutto ciò che trova di uguale lo mette a sync questo è il vantaggio di so. questo è figo cioè fai un videoclip musicale è se esatto, c'è esatto. la base musicale che c'entrano esatto. tutte tutte allineate esatto, esatto. e tra l'altro visto ieri parlavamo dell'audio 32 bit eh? sì ho Zoom. provato stamattina lo Zoom F6. Che si sì, è visto le storie. Ragazzi, cioè, ovvio che mi hanno scritto tante persone. Io ho scritto: potete evitare di fare i livelli. Ovvio che era un un'esagerazione. Sì. Tanta gente mi ha scritto: ma non dire queste cose. Eh, io sono un fonico. I eh, livelli vanno fatti, ma io non volevo attaccare. È, è semplicemente, però, la realtà che quel tipo di file è come un roe fotografico. Quindi. Anche se satura lo brutti su Adobe Audition, su Premiere su quello che è, e poi ti vai a risistemare i livelli. E io proprio stamattina poi ho fatto un'analisi tagliata sulle curve per ogni picco e non c'era nessun taglio, quindi ero a più 15 dB di saturazione. Sì. Che è tantissimo, ho recuperato, tutto, ho recuperato tutto. Ovvio, non significa non fate i livelli oppure non bisogna fare il bilanciamento del bianco oppure non bisogna fare l'inquadratura bene, perché poi croppo, no. Bisogna lavorare bene, ma se qualcosa va storto, avete il sederino parato. Ecco. Eh, cioè, per dire, per esempio, di abitudine, sulla mia, io utilizzo il uh, rode, uh, wireless go con il lavalier sempre della rode, sta attaccato qua. Eh, eh, sì. Per abitudine tengo a meno 6 decibel i livelli, che la mia voce è bassissima. Però, che succede? Qualche volta se faccio un'esclamazione, io faccio subito ad alzare il livello basso, mentre si è clippato e la bassa non è clippata sì. quindi lì il segnale non c'è più è e quando tu è forse meglio sottoesporre e poi recuperare che in fotografia che sovraesporre che se tu sei andato oltre quella che la gamma dinamica ha, invece nel video è un po' il contrario, il log soprattutto si tende a sovraesporre però sempre entro la gamma dinamica, dinamica. Le luci, sì. quello poi in teoria anche in fotografia molti utilizzano quella tecnica cioè di sovraesporre però una è una sovraesposizione sempre ragionata perché se tu esageri No, no certo. no, no sì. è chiaro, è chiaro, è chiaro se tu c'hai cioè, un buco bianco il buco bianco rimane eh sì. allora Tech, ultime domande che tra le cinque e mezza devo chiudere per forza perché ho un altro impegno effettivamente adesso ci penso, ma il vivo 4 terzi che peccato che stia sperando, fermi innanzitutto io utilizzo il micro 4 terzi e secondo me quando uno sceglie la fotocamera, ci ho fatto anche un video, lo trovate sul canale, quello su come scegliere l'attrezzatura, è importante decidere che io se io voglio andare leggero, il micro 4 terzi è ancora la soluzione inutile dire, ah mi faccio una mirrorless che voglio andare leggero, poi vi comprate una full frame, ci mettete un 24 70 2.8 e un 70 200 2.8 vi spaccherà la schiena perché il peso sono le ottiche e il cristallo dentro le ottiche è netta quanto di più, quanto è più grande la dimensione del sensore. Quindi full frame, ottiche pesanti, PSC meno pesanti, micro 4 terzi ancora meno pesanti. Ragazzi, questo ciccino che vedete qui, che serve che far ridere, questo è un 24,728. Adesso, mentre Aldo dice la sua opinione, faccio vedere quanto è grande la versione full frame. No, ma sono d'accordo. Cioè, anche qui la scelta del sensore, credo che, Uh, innanzitutto va molto a gusto perché uh, dipende, uh, ecco, vedi, guarda lì che bestia. Um, questo è il Nikon l'immagine no? immagine vuoi tirar fuori uh, e poi dipende da come vuoi decidere di lavorare. Quindi non è detto che il mio 4 terzi sia uh, sta sparendo. Ecco, assolutamente no, assolutamente no. Vado un attimo a tutto schermo. Cioè eh, ragazzi, infatti, vedere. Questo è il micro 4 terzi, questo è il full frame. E sono entrambi, cioè questo è un 2470 28, vero? Questo è un 2470 28, equivalente. Quindi, se voglio andare leggero, mi 4 terzi. Se invece voglio il full frame per tutti i suoi vantaggi, che potrebbe essere avere uno sfocato, avere le focali che restano tali, cioè un 24 mm, sul full frame resta un 24 mm, non c'è il fattore di crop. Quello sì, però se vuoi andare leggero, questo piccolo sensore non lo sottovalutate, si comporta davvero molto, molto bene. Nel frattempo, stanno tagliando l'erba sotto casa. No, non sì. lo sentiamo. <ride> no, no, non ah, lo sentiamo. Grande bluietti il microfono che mi sto utilizzando. Allora, infatti, suggeriscono alla Tremio in non ha Jack sicuro che, beh, può essere, però non me lo ricordo adesso. Sul so 2003 il microfono la ne sono da 5 dollari e si volava. Sì, anch'io. Io ho iniziato a registrare con un microfono della Speed, Speedlink, se ne pare sì. Un microfono da computer Lavalier da 7 euro, davvero. Quindi non è detto che certe volte bisogna spendere così tanto, ovviamente. Il microfono Rode c'è tutt'altra resa. Rocco Innocenzo, guarda caso, parlando di elettricità, come maniglia, filtri, Nedile, Canon, c eccetera, eccetera, sono più usati in produzioni televisive ovunque si sì, alla fine se tu ci lavori eh, è sempre Beh, è diventato uno standard molto broadcast sì. poi questo penso sia la domanda del programma di Prima se paga il programma per il Zinc sì, l'avevo già letta me l'avevo già preparato, costa 125 euro che tu mi dirai, madonna 125 euro ma sai quanti 125 euro mi sono risparmiato in ore di lavoro qua <ride> si <Sì>, subito <ride> Oh, qui parlano penso del zoom, ma solo se è a 32 bit floating point, esatto. No, no, è quello. Eh sì, point, quello là. Sì, sì, sì esatto. mobile, quindi. Ho visto le prove che ha fatto sia Aldo sia Maurizio. Saggiamente sì, andate sì. a cercare sul canale. Saggiamente, facile da cercarlo. Trovate la prova del si chiamava F2, mi pare quello piccolino. Sì, io F2, sì. È la versione, diciamo, costa poi una... 150 euro. Quindi. Sì, esatto, esatto quindi, invece l'F6 allora. che ho provato io stamattina era costa allora. 500. Però sono due cose diverse. Perché allora, c'è l'XLR è, è un, un registratore, è un mixer permette okay. di avere quattro ingressi se non ricordo male, quattro, sì, quattro ingressi mentre lo Zoom F2 eh, permette di avere soltanto un ingresso e eh, solo tramite mini jack quello tipo il Sennheiser quello proprietario con la vite Ok, ci saluta Francesco Colandro se sei arrivato adesso è un, sei un po' a fine live in pratica infatti tra cinque minuti chiudo è iniziata al, poco prima delle quattro quando è stata presentata questa Cinema Line FX3 di Sony mentre questo video resterà a disposizione, quindi chi può vuole andarselo a rivedere e cosa buona e giusto, come anche cosa buona e giusta, è giusta, iscriversi anche al canale di Aldo. Poi eh, che tanta roba con quel 32 bit, però che è anche PCM. Poi Michele Nevoso, secondo me, sono povero. La Sony sta lanciando molte macchine. Questa dovrebbe essere la macchina per il drone a questo punto. E il drone, per la crisi che arriverà, gioca d'anticipo come sempre. Ma Sony lancia un drone? No, questo non l'ho capita io. Sì, aspetta. Avevo letto questa cosa del, del drone, sai? Aspetta, Sony, cioè... aspetta. Avevo letto questa cosa perché l'avevo letta. Quindi può essere sfuggito un rumore: l'atteso nuovo drone di Sony. Sì. Uh, anche se non vedo il legame con la crisi, assolutamente. Ma oh, che crisi, Poi... Tanto, ragazzi, c'è poco da fare. Cioè... Ragazzi, Quase... appena visto il video di Simone Ciove, lo sapevo che sarebbe uscito, quindi se volete vedere delle prove, la nostra con la mia di Aldo è soltanto una reaction all'annuncio, è un commento su quello che è il mondo del videomaking ad oggi, eh, però sì, sono 4.700 euro di prezzo di lancio. Ricordiamo, il prezzo di lancio è solitamente deve scendere, quindi non vi preoccupate. Aldo, allora ci vediamo questa sera su Clubhouse. Ci sentiamo, Gianluca. Ci sarai anche tu. Devo mettermi a registrare, che sono in ritardissimo per il video di sabato. Ma se posso, ci butto un orecchio su Clubhouse. Un eh orecchio, sì, un, un orecchio. che <ride> ci vediamo su Clubhouse. Ma che ti vediamo su Clubhouse? Ci ascoltiamo su Clubhouse. Infatti, Cosparendo, ti devo dire che il ritmo di rilascio della macchina di 8 terzi adesso è molto più lento perché Olympus è in difficoltà. Panasonic ha disse l'anno scorso che sta producendo la GH6, quindi aveva annunciato lo sviluppo della rete, Quindi ci dovrebbe essere lo stesso vale per le lenti di prime parti. A lenti, secondo me, c'è un discorso: stanno messi bene. cioè la gamma micro 4 terzi tra quelle di Panasonic e tra quelle Olympus, tra le terze parti, non manca nulla. Avete riduzione rumore sul microfono nella live? No, io ho no, l'anti-pop. No, io niente e basta. Questo lo uso così com'è. L'anti-sputacchian, eh, non c'è messo nient'altro. C'è il volume automatico gestito da StreamYard, che è la piattaforma che utilizza per andare in live. HP Pigno mi hanno proposto un Comica da recensire. Ho visto un buon giro sopra, ottimo ai livelli di NTG. Eh, L'NTG di Rode vorrei provarlo. Non ho mai utilizzato un microfono a fucile a mezzo fucile. E io li io uso NTG, mi sa sì, sì, io li uso tantissimo. Eh, ho l'NTG 4, il 4, plus il 3, eh, ho il video mic NTG. Sì. Eh, secondo me quella serie è favolosa. Tutta, tutta la serie è favolosa. favolosa io utilizzo la valia per un discorso anche di avere il meno possibile rumori, che essendo in un condominio, non ho uno studio isolato, un ambiente di certo. rumori. Certo. Avere il, il punto di ripresa sopra lo sterno sì. mi permette di tenere fuori tutti i rumori. Allora, Nicolas Scardino, io no, vi sto allora, guardando il slide. Grazie. Grazie. E direi ragazzi, dai, ultima domanda e poi chiudiamo live. Giustamente, Peraldo, quale attacco e lenti preferisci per i tuoi lavori? Sbam. Eh, in realtà anche qui dipende. Per esempio, abbiamo utilizzato tanto le ottiche cinema di Canon. Uh, soprattutto l'anno scorso quando abbiamo fatto anche i lavori con, utilizzando la C500. Uh, di, dipende anche qui che tipo di, di brand utilizzo. Uh, sicuramente non uso arelli adattatori con ottiche di terze parti, quindi se uso Nikon uso ottiche Nikon, se uso Fuji uso ottiche Fuji e così via. Quindi secondo me dipende un po' dal tipo di... di, di... Non sto utilizzando... Tanto sensori piccoli, cioè troppo piccoli, quindi mi ricordo che adesso non lo sto usando più di tanto ultimamente, negli ultimi due anni non credo proprio di averlo usato. Sto utilizzando tanto full frame uh, e APS-C, questi sono le due, eh, le, i due sensori che sto utilizzando e ovviamente le ottiche che vanno a, a corredo, però questo è, non, non sto utilizzando altro di particolare. ok. Detto questo ragazzi vi ringrazio a tutti per averci seguito, ringrazio ovviamente Aldo che mi ha aiutato a commentare, che una vera camera di cinema, vi ricordo ancora una volta di ovviamente per me iscrivetevi, campanellina, mettete mi piace, commenti, mandate bacini e belle ragazze a bussare alla mia porta, Covid permettendo ovviamente, e ovviamente iscrivetevi al canale Aldo, trovate il link qui sotto in descrizione. E con questo ciao a tutti ragazzi e alla prossima. Ciao!